Vincenza, ho 37 anni e sono una mamma a tempo pieno. Io sono Giuseppe, ho 43 anni e faccio il bidello. Io e Giuseppe veniamo dalla Sicilia, da Mazara del Vallo. Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in Sicilia, un bel posto. Tanta gente, tanta vita. Ci siamo sposati 12 anni fa, siamo partiti qua a nord per il lavoro. Ora abitiamo a Vidigulfo, in provincia di Pavia. Ci sentiamo un po' dei pesci fuor d'acqua. Qua si fanno tutti gli affari suoi, prendi il caffettino, ciao ciao, come stai? E finisce là la storia, capito? Comunque la nostra vita è riempita da quattro bambine. Sonia 11 anni. No. Alessia 5 anni. E le due gemelline, Ilaria e Elisa, di 3 anni. Mi dà fastidio! Ma che cosa ti dà fastidio? Che fa? Sonia è troppo aggressiva, cambia di viso. No! E come te lo devo dire? Lei va d'accordo con il papà. Molto spesso si fanno i batticinque. Ma com'è non li fa lei? I batticinque com'è non li fa? Sonia mi insulta, Sonia mi critica. Sonia si è staccata. Mi hai detto di fare i compiti che allora, sto facendo. Va bene, allora ascolta, ti devo dire una cosa. Però senza che... Che esagero un pochettino, Si è staccata. Sonia! Ma gli voglio bene, è stata la mia prima bambina. Io mi ricordo le coccole e quando giocavamo a fare la bicicletta. Mi lasci in pace? Alessia è molto dolce, molto affettuosa. Torna quasi sempre a casa con i disegnini della famiglia. È arrivata Alessia! E porta sempre sul disegnino stampato un cuoricino per la mamma. Sempre cuore, cuoricino. Un bacio, brava. E c'è scritto mamma. Bello, il cuore di mamma. Bello, grazie. E la canna la canna. Le gemelline sono nate premature ed erano sottopeso. 1,8 kg Ilaria e 2,40 kg la Elisa. Mia moglie, avendo l'ansia e la paura che queste bambine non mangiavano, piuttosto che non mangiare, le imboccava. Io avevo paura che non mangiassero. Nel frattempo sono passati 3 anni. Sofferenza, sto soffrendo. Secondo me mia moglie si deve dare una calmata. Deve essere meno ansiosa, più tranquilla. Io lo voglio la patita. Le gemelle dicono poche parole. Papà. Acqua. Ciao ciao. Mamma. 3 anni, 4 parole. Elisa è calma, ma quando vuole ottenere qualcosa è dura. Ai, mi stai pizzicando! Ilaria è più casinaria di Elisa. È uno tsunami. No, 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 no. Avere 4 figli comunque è complicato. È dura, stare qua con le bambine è dura. E davvero non ce la fa più, Thank you.
ragazze, c'è un nuovo videomessaggio, vediamolo insieme. Care tate, sono Vincenza e chiamo da Vidigulfo, in provincia di Pavia. Sono la mamma di 4 bambine. In questa casa vive ansia, confusione, stress. Non ce la faccio più a gestirle. Vi prego, venite in mio aiuto. Vincenza è proprio in difficoltà. 4 bambine danno da fare e poi le 2 gemelline sembra li diano non pochi problemi. Questa missione è molto, molto difficile. Difficile, ma non impossibile. Ti stai candidando per caso? Praticamente sto già partendo. Ci vediamo tra una settimana. Sono la tata Lucia. Prego, tata, si accomodi. Ciao. Ciao. È arrivata la tata, amore. Vieni. Permesso. Ma chi sei tu che piangi? Io non voglio vedere gente che piange. Sono Vincenzo. Per carità, io ho bisogno di un po' di allegria. Tu chi sei? Sonia. Sonia, tu? Io Alessia. Ilaria. Ma la piccoletta si chiama? Elisa. Elisa, benissimo. Dov'è il papà? Il papà è al lavoro. Lo incontreremo più tardi, va bene? Allora, adesso fate come se io non ci fossi. Io mi metto in un angolino. Comincia la mia osservazione. No, questa è mia. Cucina e soggiorno sono piene del via vai, delle piccole e di Alessia. Sonia va in camera sua a fare i compiti, ma non passano 5 minuti che Vincenza la richiama. Sonia, vieni qua un attimo, ti devo dire una cosa, vieni. Per favore. Quando non c'è papà lo sai che non bisogna un po' di tempo. Niente che c'ho 2 mani, Sonia. Sì, loro combinano un sacco di guai. 2 mani non servono. Ti prego, tu sei più grande. La richiesta della mamma di fare altro mentre Sonia voleva fare i compiti è assolutamente ingiusta. Sì. Perché ti sposti? T'ho fatto così, t'ho fatto la carezza e ti sposti, Sonia. Sonia in questo caso ha secondo me tutto il diritto di reagire con insofferenza come ha fatto. Sonia, che cosa ti ho fatto io? Sonia, ti avevo chiesto, per favore, di stare un po' con le tue sorelle mentre io pulisco una. Fai silenzio che sto facendo i compiti. Stai sognando? Sì. Che cosa? I compiti. Sei arrabbiata perché fai i compiti. Queste continue richieste di aiuto di Vincenza non sono altro che una mancanza di rispetto per la vita di Sonia e sicuramente non facilitano il rapporto tra di loro. Ti bevendo un po' di tè. Sempre tè, sempre tè. Te lo devo togliere? Te lo devo togliere? Dammi. Dammelo! Dammelo. T'ho detto dammelo. Tu a me mi devi sentire. Controllo un po' ossessivo che Vincenza esercita sulle attività di Sonia comincia a dimostrarsi veramente inopportuno. Poi non ti vedo mai mangiare frutta, mai, 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 mai. In casa Verconti è arrivata per le gemelline l'ora della merenda.
La scena che mi si presenta è fallimentare. Usettete! Le bambine non prendono spontaneamente il cibo, né con le mani, né col cucchiaino, e Vincenza le imbocca, rovesciando letteralmente lo yogurt nella loro bocca. Purtroppo questa è la posizione che il neonato assume quando viene allattato, ma non oltre i 5-6 mesi. Brava! Sonia sta ancora facendo i compiti. Sonia, mi senti? Chissà cosa vorrà adesso mamma Vincenza. Che è, sei arrabbiata? No, mamma, sto facendo i compiti, mamma. Io però non ti ho fatto niente, tu sei un po' strana. No, non sono strana, posso andare a fare i compiti adesso. Ma dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua. I baci richiesti non hanno mai alcun valore. Il bacio che Sonia concede è assolutamente asettico e dato solo per allontanare la mamma. Nel frattempo Alessia sta preparando alla mamma il disegnino dell'amore che Vincenza le aveva chiesto. Quando il disegno è pronto, mamma Vincenza non è affatto soddisfatta. Non dovevi disegnare la famiglia Verconti? È la cena per gatti. Ma quale cena per gatti? Non dovevo fare un disegnino per me? È un disegno per te. Questo è la ciotola, questi sono i semini. E noi che abbiamo il gatto qua? Che stai dicendo? È quasi ora di cena ed ecco papà Giuseppe rientrare dal lavoro. Buonasera, buonasera, piacere Lucia. Io sai che per due giorni non esisto. Allora, fai normalmente come faresti quando rientri. Perfetto, ok. Ciao. 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 Giuseppe viene accolto con gioia dalle sue bambine, ma per Vincenza è solo un momento per sfogare le sue frustrazioni. 3-4 tè. Piuttosto mangiate una frutta, gli dico sempre. Papi, ma la senti? Hai fatto i compiti. Sto parlando del tè, te ne vai ai compiti. Del tè, il problema è il tè. Il momento del rientro a casa di tutti i familiari dovrebbe essere il preludio di una cena serena. Sì, ma il gesto che hai fatto per accompagnarla, questo è importante. Le tira le cose questa qua. Guarda cosa ha fatto. Fai come vuoi, che ti devo dire. Sì, ma questo ora basta, devono mangiare a questo. La verifica della data, Diana? No. Qualche cosa da firmare c'è? No. E prenderla allora? Che cosa? È la cosa da firmare di scuola. E a me non me la potevi dire prima? Però Peppe aspetta sempre te, ogni volta... Non ho capito qual è il problema io. Il problema è che viene sempre da te, io non lo so. Ma tu gliel'hai chiesto? Non è che gli ho chiesto, lei lo sa che me lo deve dire queste cose qua, però aspetta sempre te. Ma mamma, non ci ho pensato prima. Questa competizione tra padre e madre nei riguardi di Sonia è assolutamente fuori luogo. I genitori non sono mai in competizione uno con l'altro, ma devono fare fronte unico e apparire ai figli sempre a loro disposizione. Questa cosa che hai fatto vedere a papà, lo potevi fare vedere pure a me. Ma io ho pensato! Ascolta, non è la prima volta che fai così. I hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Comincia il mio secondo giorno di osservazione. Ciao. Chiudi il cancello, eh? Sonia esce per andare a scuola e Vincenza carica in macchina le tre bambine per andare alla scuola materna. A
Arrivati davanti a scuola, Vincenza mette le gemelle sul passeggino semplicemente per fare 8-10 metri di cammino. Le piccole stanno facendo l'inserimento alla scuola materna molto difficoltoso, anche per mamma Vincenza. Ci vai lo stesso. Lisa, andiamo su dai bimbi. Andiamo su. Rientrate dall'asilo, è arrivato il momento del pranzo. La scena che mi si presenta è la stessa della merenda. Questo metodo poteva andar bene a 3, 4, 5 mesi, ma dopo i 6 mesi il bambino deve cominciare a capire che può nutrirsi da solo, seduto tranquillamente, imboccato in modo corretto, e questo purtroppo non è stato fatto. No, però Ilaria, non iniziamo a tenerla in bocca però, eh? Dai, che mi dà fastidio sta cosa a me. Manda giù, eh? Queste bambine non hanno nessun senso dell'autonomia dell'alimentazione. Non mettono in bocca niente. Mamma mia, Ilaria, mi fai sudare così, ti prego. Non mi voglio arrabbiare io. Perché la tieni in bocca? Non esiste un'altra modalità, perché non gli è stata insegnata. Mamma, che sofferenza, ancora in bocca se la tiene. Finalmente. Non è mai. Vuoi la banana? No. È la prima volta che mi rispondi così. No, non la voglio. No. E anche per quanto riguarda la verbalizzazione, l'espressione, le bambine sono molto carenti perché non sono state seguite da questo punto di vista. Non si dice perché, non ti capisco io. I libri si cominciano a dare in mano a 6 mesi e gli dici il cane fa bubù, il gatto fa... No, è di conto, ma sì. Ce la farà oggi la povera Sonia a finire i suoi compiti? Sonia! Sistema la testa, per favore. Ok. Sonia ubbidisce rassegnata. Sonia è una ragazzina intelligente, capace, matura per la sua età. Purtroppo anche a lei non si sono aperti molti orizzonti, per cui è una vita un po' vuota. In fondo sono bambini abbandonati dal punto di vista dell'educazione della personalità, del carattere, che è la tragedia di tantissime famiglie. Credo di avere visto abbastanza.